Un bel giorno a scuola bussò alla porta un papà giovane di carnagione scura che portava per mano un bellissimo bimbo con due occhi neri e tristi che manifestavano preoccupazione per la nuova avventura. Il papà, parlandogli nella loro lingua, cercò in tutti i modi di tranquillizzarlo, ma le lacrime scendevano sul suo dolcissimo viso. Nei giorni seguenti, i bambini hanno cercato di coinvolgere Ali nei loro giochi, con musica, canti, balli, ma niente ha funzionato. Il bambino è infelice. Un giorno, le maestre raccontarono una storia illustrata, ambientata sulla spiaggia. I bambini, entusiasti della storia e vedendo il loro nuovo amico interessato, proposero di trascorrere una giornata al mare e portare del cibo ai gabbiani che in inverno riescono a cibarsi con difficoltà. Mai idea fu più appropriata. Infatti, giunti sulla spiaggia, Ali espresse tutta la sua gioia, giocando con gli amici, divertendosi e correndo felice. Il momento più bello è quando vedeva planare e atterrare i gabbiani per beccare il pane. Da quel giorno ha iniziato la storia di amicizia tra Ali e i suoi compagni. Niente più lacrime, soltanto affetto e complicità nel vivere insieme nuove esperienze sempre più divertenti.